Siamo tutti? Andiamo a prendere quella carrozza. Sembra il suono delle mucche di Minecraft, quel corno che ha lui. Un po' che bel premio mi merito per aver. Devo fermarla? Siamo scemi? Ok, si è arrabbiato. Si è rotta la catena. No! Davvero questa cosa pure? Sei uno stronzo. E mi hai rotto la carrozza. A saperlo, lo affrontavo davanti. Game. Porta vacca! Porca bestia. Che bello che sei! No, non voglio farti fuori! Guardate che bello che è questo! Ahia, che male, bastardo. Ma che palle! Un barboncione, che bello! Mi ammazza. Oh, cosa ho fatto? Avete visto il video che ho montato e caricato stamattina? Ho editato 2 ore in 2 ore e mezza, quindi non è roba che faccio di solito, quello di montare 2 ore in 2 ore e mezza. Più che altro spero che a qualcuno piaccia, che è la cosa più importante per me. Cabesti, amici. Un enorme vaso. Cosa? Era quel coso che parlava. Alexander. È bellissimo. Guardate, è un vaso con le braccia. È un va. È bellissimo, amici. Voglio tirarlo fuori. Un schifone da dietro con qualcosa di grosso e pesante. Devo mettertelo nel culo? Vai fuori. Bella via! Ma io lo voglio in casa, uno stato di questo. È bellissimo. Notte NPC. È un personaggio di Hades questo. Di. Di qua o di là? O di qua? Andrò ovunque. Ah, il villaggio. E di qua il villaggio? E là un falciar gigante. E là la mia arma. E questo è il villaggio? Tante tombe tutte ammassate, tutte vicine. Non è mai un buon segno quando è così. Comunque sì, la cosa bella di Elden Ring è proprio che è un open world, ma se è denso, ovunque va c'è qualcosa. È figo, ragazzi. Magari non sarà il miglior gioco del mondo, ma sicuramente a me piace. Va bene. È un boss. Barca, 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 barca. Ah, fa il fuoco amico con i suoi amici, però. È duro, è veramente tanto duro. Eccolo là. Prima che evochi la merda. Ha già evocato la merda. Questo boss è un'orda costante. Però uccide i suoi amici, quindi va bene. Stronzolo! È partita la testa. Sta andando abbastanza bene. Sti cazzi. Lo sapevo. Mi sono messo veramente male. Provando un approccio diverso, sta funzionando anche. Non mi sparare lo schifo. Che ho poca vita. Aia. No, 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 no. Anzi no, devo andare con calma, sennò mi sfonda. Non deve uccidermi. Ole! Con quella poca vita e tutto il resto. Io ho preso una radice mortale da questo cadavere, che non so cos'è però. La belva ecclesiastica nel santuario ferino del lontano oriente si pasce di queste radici. Cos'è pasce? Quindi era la fine. La radice è stata l'inizio di tutto. Cioè quella radice. L'origine di quella radice è stato l'inizio della fine per l'ordine aureo. Ma da dove è nata? Tante domande, a cui probabilmente non avrò risposta finché non cercherò online. Io sono uno che specula, ma lo speculo vero lo fa speculo Maiku. Manda ma. Devo uccidere sto coso, è vero. Ma che cazzo di male. Ha rotto tutto. Ho schivato un attacco che non pensavo neanche fosse un attacco. No, 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 no. Ho 5.000. Non intendo morire così. Ma io sono un coglione, amici. Sto continuando a correre come un matto. Quando mi basta teletrasportarmi. Amici, ma che cazzo? Nanda? Draco tumulo di Greyhole. Dove sono? Ma dove cazzo sono finito? C'è tutta un'altra mappa in mezzo. Non era sto quadrato qua. C'è un botto di più. Santuario Ferino. Ho letto di queste cose io. Sigillo artigliato. Occhio della bestia. Dicono che tremi quando è vicino alle radici mortali. Le ride il viola scuro si contrae come se fosse io. Non sono sazio, voglio ancora morte. Vado anch'io. Well.
Let my hand rest upon you for but a moment. Tante cose succedono tutte insieme. La casa della rotonda è un luogo dove convergono i senza luce guidati dalla grazia. Un patto di non aggressione proibisce i duelli. È una lobby! Di quando la tavola rotonda segnala quando la regola è in vigore. La rocca della tavola rotonda non appartiene a questo mondo e non può essere raggiunta solo attraverso. E può essere solo attraverso i luoghi di grazia. È simile anche attraverso gli spostamenti della mappa. Ma quanta gente c'è qua? Che cazzo è? Ma sì! Ok, questa zona qua la esploriamo domani. Va bene così.